ragazzi, il quest Kodiak, questo hero che mi piace proprio tantissimo, ha delle capacità straordinarie. Sono quindi in Tanzania, sono appena atterrato con il 777 da Mombasa in Kenya. Purtroppo le condizioni meteorologiche non sono dei più buone, quindi non ho potuto fare belle foto di questo monte famosissimo in tutto il mondo, il Kilimanjaro. Quindi ho preso questo Quest Kodiak, volo locale. Ecco il monte che è davanti a noi, forse dobbiamo anche salire. Allora, vediamo un po' la situazione, siamo a 8000 piedi. Culmina a 13000 piedi, mi sembra, quindi andiamo fino a 14000 piedi. Ecco che ce ne andiamo. Ecco qua la Tanzania, completamente sotto questo temporale, le nuvole sono abbastanza basse. Spero di non schiantarmi contro il Kilimanjaro, sarebbe proprio stupido da parte mia. Vista esterna, stiamo salendo. Aumentiamo un po'. Ok, fatto. Non è il tempo assoluto per fare del VFR, soprattutto quando davanti a noi c'è questa montagna. Oh, caspita. Spero di superarla. Vediamo sulla cartina. Ok. Andiamo verso la destra. Prendiamo la prua 030. Ok. Mamma mia, ma che tempo, ma che tempo. Quando penso che qua a casa mia c'è il freddo, questo di sicuro, ma c'è anche un bel sole. Eccolo, oh mamma mia. Sì, ce la faccio, ce la faccio. Ecco ragazzi, il Kilimanjaro. Vediamo se vediamo alcuni animali, camosci, non lo so. Forse non ci sono le acque. Eccolo qua, il punto culminante. Si dice così? Sì, ok. Eccolo qua, che bello, tutto nevicato. Dai che ce la facciamo. Siamo a 10000, ok, continuiamo a salire. Qua il tempo si schiaccia un po', sì. Secondo voi me la prendo questa montagna in faccia? No! Dai, 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 che ce la puoi fare, Stefan! Oh, ragazzi, ma lo sapete che è il primo video che faccio parlando così? Non mi è mai capitato. Ne guardo tantissimi su YouTube, ma ecco, questo cos'è? È un fiume, un ruscello. Eccolo qua, vediamo sulla cartina. Andiamo 10 gradi a sinistra. Proviamo di fare il giro. Oh, mi sono sbagliato. Ecco, fatto. Io sta montagna, secondo me, me la prendo. Oh, mamma mia. Ma a quanto sono? Sì. Stiamo perdendo Fly Milano 208. Oh mamma mia, ecco l'accidente. Dai, oish, oi. No, ma è molto resistente questo aereo. Ma che pilota della domenica, come diciamo noi. Mamma mia, secondo me sono... Ecco un albero. Ecco. Allora, guardiamo un po' la situazione qua. Eh sì, è altino. Andiamo a 15000 piedi. Dai,
non ditelo a nessuno, eh. Mi raccomando. Farò meglio la prossima volta. Ok. Dai, continuiamo per passare questa zona alta. Ma vabbè, quando vi dico che è un aereo molto resistente, l'avete notato, ma... Salute ragazze, che sto bevendo una birra biologica che vendiamo nel negozio dove lavoro. Ok, allora, controlliamo questa carta. Ok, andiamo a 60 060. Dai, iniziamo con 040. Ho sempre la fretta io. Ecco qua il monte. No, non è questo che volevo fare. Ecco, e sta sempre... Mamma mia, con il mouse non sono bravissimo. Ecco quello che volevo fare. Bellissimo Kilimangiaro. Ah, non so neanche... Vabbè sì, 14.000 piedi più o meno. Ok, allora sulla cartina, no, questa non è la cartina, dai dai, andiamo a 090, proviamo di, no, stai tranquillo te. Ok, giriamo proprio attorno. Ecco, sì. Sentito? Eh sì, è il temporale. Saliamo ancora un po', ma secondo me... Non so perché ho detto 13.000 piedi. Dai, saliamo a 20.000 piedi. Ecco fatto. Bello. Ci sono sempre i lampi, tuoni anche. Ecco la Tanzania. Ma animali secondo voi ce ne sono? Ma dicono che in Africa, su FSX, possiamo vedere gli animali della savana. Leoni, tigre, giraffe, elefanti e quant'altro. Ok. Allora, 150, ci andiamo, non abbiamo paura di niente. Allora, oggi il Quest Kodiak fa fatica a salire. Mille piedi al minuto, ma fa fatica, forse i venti temporali, che ne so. Ecco che bello. Scusate, anche i lampi sono belli. Ok. Allora, adesso ne facciamo il giro e poi torniamo all'aeroporto, che tra poco farà buio qua in Tanzania. Su FSX l'ora non è corretta perché mi dice 17:10 ora locale.
Ma se mi ricordo bene è un'ora in più, quindi sono le 18:10 teoricamente. Ma UTC, come potete vedere qua, Zulu 15:10 è giusto perché da noi sono le 16:12. Ok, potevo anche sistemare il transponder. Ok, ah no, devo solo andare da questa parte. Ecco, fatto. No, ma cosa? Emergenza adesso. Ok, allora, sulla piantina l'aeroporto si trova qui dove potete leggere KV. Possiamo prendere la prua 100 180, ecco questo bel lampo, bello, 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 bello. Così giriamo. Avremo fatto tutto il giro. Oh mamma mia. I camosci ci sono? Oh, dovete informarvi, se ci sono i camosci in Tanzania. I camosci. Un tipo di camoscio, no? Non lo so. Ecco, adesso. Bello, 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 bello. Qua neve non ce n'è, invece in cima del Kilimangiaro neve c'è. Ok, 240, prendiamo subito. 240. Ne approfitto per ringraziare tutti voi ragazzi che vi siete iscritti sia al canale YouTube mio che alla pagina Facebook del sito Takeoff Italia. Mi fa piacere, siamo circa 145 membri. Non pensavo, quando l'ho creato mi sono detto, oh mamma mia. Ecco il sole di fronte a noi. E da questa parte cosa vediamo? Eh sì, la savana. Non c'è neanche una città in questa zona. Ok. Allora, aspettate che devo controllare qualcosa. Ecco, Kilimangiaro. No, non è questo che volevo fare. È qua, perché anche se sono appena atterrato Kilimangiaro Internazionale, non mi ricordo neanche della frequenza. Ah, 110.90, ok, e 088, se mi ricordo bene, sì. 088. Ok, allora, ah, ho cancellato 088, che si va a regolare lì. 088, ma sto risalendo io. Ok, 088. Allora, no, non è questo che volevo fare. Vediamo un po'. Ok, prua 300 adesso. Così avremo fatto il giro. No, stai calmo, Stefan. Il giro completo. Ok, 300 fatto. Vista esterna. Ma che bello, che bello, che bello, che bello. Anche il mio aircraft è bellissimo. Ok, qua vista stupenda del Kilimangiaro con un bellissimo lampo.
Sì, proprio bello. Dai, rimaniamo così per passare il Kilimangiaro. E poi cominceremo la nostra discesa, perché stiamo sempre salendo e faremo fatica ad atterrare, anche se questo ha delle capacità straordinarie. Per chi lo conosce, ecco, bellissimo, bellissimo. Faccio pure lo screenshot. Ecco fatto, bellissimo, bellissimo. Ok, allora, dove siamo? Ah, da questa parte ci sono le nuvole. Ok, l'aeroporto di Liquidi. Beh, continuiamo sempre dritto. È soltanto che dobbiamo scendere. Scendiamo. L'aeroporto si trova a 2000 piedi, mi sembra. Ok, scendiamo a 4000 piedi. E dobbiamo. Diminuire. Penso che state sentendo come me il telefono. Rimanete in linea, torno subito. No, è una minchiata, ragazzi. Non so se c'è in Italia, io non mi ricordo, ma qua in Francia ci sono dei numeri un po' speciali che vi chiamano e che sono delle grandissime minchiate, tipo non lo sapevo perché l'ho scoperto da un collega e l'altro giorno ho risposto, mi stavano parlando in inglese, ma tipo 3 secondi. E quindi ne ho parlato ai colleghi al lavoro, mi ho detto, ah, ma tu non devi mai rispondere quando il numero inizia con 09. E quindi questo numero mi chiama tutti i giorni, non so quante volte, e quindi io non rispondo mai. In Italia non mi succedevano queste cose qua. Boh. Allora, dopo la... ok. 270... ok, ciao Kilimangiaro. Oh, che lampo, ti ho visto, sei bellissimo. Eccolo qua. Sì, così, ecco, vediamo se riesco. Non è assolutamente questo che volevo fare, ma fa niente. Non sono bravissimo con il mouse. Ecco, bellissimo, bellissimo. Bellissimo. Dai, un altro screenshot. Ok, fatto. Allora, ragazzi. A che altitudine siamo? Oh, mamma mia, ma scendiamo così poco. Ma cosa vuol dire sta minchiata? Per aumentare mi sembra che è qua. No. Ah, proviamo, perché si vede solo la prima cifra. Quindi finché non... ecco, meno 2000 piedi. Vediamo se cambia qualcosa. Ah, si cambia qualcosa. Ok. Vedete che sta tramontando il sole. Che bello. Guardiamo un po'. No, non è da questa parte. Scusate, con il mouse non sono proprio bravissimo. Sta piovendo. Sta piovendo. Beh, la temperatura mi sembra che la vediamo qua. Ah no, segna 0 gradi. Beh, quando sono atterrato 35 gradi. Ah, un grado adesso.
Io sono curioso di guardare sto video, poi se mi piace lo metto su YouTube, ma sì, lo farò in ogni caso. Oh, voi non mi prendete in giro. Altrimenti vi ammazzo tutti, tutti, tutti. Ok, qua c'è una strada. Ok, ma guardate questa pioggia. Allora, ok, tutto perfetto, siamo proprio parallelo con l'aeroporto, 13.000 piedi. Ah, qua mi ha già preso il segnale, ovvio sono alto, come lo potete notare. Attiviamo, che non mi ricordo qual è il tasto, facciamo tutte le prove. No, non è questo, neanche questo. No, questo è... No, eccolo qua. Nav 1, così sentiremo il segnale. Cos'era il Alt, no, Shift 9. No, per ora non prende. Ah, ma forse non ho neanche, sì, 110-90. Eccolo! Sto superando la velocità. Allarme generale. Allora, provi. No, meno 3.000, ma cosa sto facendo? Ecco. I motori. Allora, io sono all'altezza di 11.000 piedi. Riduciamo immediatamente la potenza, ecco. Qua nuvole, pioggia, ecco, qua si vede bene. Ecco, qua forse c'è una città. Sì, una città. Dovrebbe essere un paesino. E l'aeroporto non lo indoviniamo ancora. Oh, qua c'è una montagna. Giriamo subito, 180 di prua. 9.000, sì, la dovremmo fare, ragazzi. Cielo bellissimo. Cosa mi dice lui? Mi dice nulla di particolare. Vediamo la vista esterna. Il Quest Kodiak che esiste versione passeggeri, cargo e idrovolante. E diversi colori anche. Giallo, arancione come quello. E c'è anche il scusate, il rosso. Allora, controlliamo un po'. Non si vede neanche più l'aeroporto. Come mai? Cosa ho fatto io? Oh mamma mia. Ah sì, è qua. Sì, eccolo qua. Forse dovresti fermarti, Stefano, perché secondo me ti stai schiantando tra poco. L'hai già fatto una volta. Ci fermiamo a 6.000 piedi. Ok. Sono proprio vicino al suolo.
Allora, boh, continuo così per ora. Sì, ma non va, non va ragazzi, perché qua tra poco. Allora, riprendiamo un po' di altitudine, almeno 1000 piedi. L'aeroporto è sulla nostra sinistra. Sono proprio a 90 gradi dall'aeroporto e nessuno si può ridere. Lui mi ha... sì, adesso sto arrivando male. Dai che ce la facciamo. Ok, possiamo riscendere adesso. Mai fatto un tipo di video così. Guardate, la notte che sta arrivando sulla Tanzania. Ovvio, qua non sono online i VAO, sono offline e non ho pensato a mettere il traffico. Fa niente, quindi sono proprio da solo. Qua sono dei paesini, un po' di foreste, di quello che capisco. Campi di grano, beh, in questo periodo forse no. Hola, oh, che lampo! Allora, controlliamo, va bene, possiamo scendere ancora di 1000 piedi. Ok, ingrandiamo la cartina, 15, 10, ok, perfetto. Prendiamo prua 150. Attiviamo l'approach. Non si distingue ancora l'aeroporto, eh? Invece la pioggia sì. Tutto dovrebbe farsi. Ok, e adesso prua 120. Ah, caspita, forse mi ha già... Devo controllare qualcosa. Eh sì, mi ha preso l'approsh. Ok, altezza giusta, quindi perfetto. Ok, salvo tutto. Ma guardate questi colori. Con Active Sky Next and Rex for Override, se non sbaglio. Ok, perfetto. Qua controlliamo. Ok. Aumentiamo un po'
la velocità. Ok, l'aeroporto di fronte a noi, se lo portate qua, eccolo qua, lì lo possiamo indovinare. Ok. Appena saremo in discesa, i flaps, vista esterna, e c'è sempre questa bellissima pioggia. Ecco l'aeroporto, lo vedete? Sono ancora alto. Ok, beh, in ogni caso io sono contento perché almeno ho visto il Kilimangiaro. Ecco, sto per intercettare l'ILS della 09. Ottimo. Mettiamo flaps. Ok. Perfetto, perché all'inizio era previsto una sosta veloce sull'aeroporto del Kilimangiaro e poi ripartire per la prossima tappa che è Antananarivo, Madagascar. Ma come non ho potuto fare belle foto, ho cambiato idea e quindi ho detto ci facciamo un bel volo locale per fare le foto del Kilimangiaro. Io devo solo chiedere alla direzione della Milan Airways Virtual se mi pagano ancora l'albergo e le ragazze, perché ieri sera Giacomo è stato grandissimo, mi ha mandato soldi e mi ha offerto le ragazze, l'albergo, la cena, non vi racconto, ho passato una serata, mamma mia, non vi dico nulla. Mancavano solo voi, sì, deve essere giusto. Eh sì, perché c'erano troppe ragazze per me, eh sì, quindi avrei avuto bisogno di un aiutino. Sì, ma è uno che ne se ne intende, non un picciu. Ok, stiamo arrivando. Ecco, troppo bello questo, a me piace tantissimo. Come dicevo ai primi tempi in Italia, a me mi piace. secondo me non sono allineato e poi si sta troppo forte. No, ma lui può atterrare ovunque, cioè non è tanto il problema, quindi ho mancato un po' l'aeroporto, diciamo, ecco, prendiamo la pista. Può capitare. Ecco. Sì, ero un po' lontanissimo. Allora, aspetta, ti tolgo perché mi stai annoiando. Ok. Ma perché questo è usato dove non ci sono le piste. Quindi la savana, la brusa, quindi tutto a posto, tutto va bene. Vediamo un po'. Ok. Ok, qua vedete l'aggiornamento del meteo di ASN, quindi Active Sky Next. Ho preso pure la pista sbagliata. heavy rain, come lo potete leggere. Thunderstorm in the vicinity.
sì, questo l'abbiamo notato. Dove si esce? Non lo so, vediamo un po'. Ecco qua, la prossima a sinistra. Ok ragazzi, così finisce il video, vi ringrazio e devo dire che mi sono divertito a farlo e a commentarlo. Ciao ciao, ci ritroviamo prestissimo nei cieli di Ivao Ovai.